Bagno, cos'è? Batteria? No, le batterie. Ben come a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su The Conqueror 94. Oggi siamo tornati, siamo qua sullo speciale 6.000 iscritti ragazzi, 6.000 6.000 amici che si sono iscritti su questo video, però in realtà sono 7.000. Però perché spiegheremo dopo così, però ragazzi, oggi siamo qui, chi non lo sa, giocheremo uno dei giochi più terrificanti che più di 10 anni fa questo personaggio ha terrorizzato tutta la generazione. Mamma mia, stiamo parlando dello Slenderman, signore. Il mito di Slender, Slender Myth. E quindi io direi di iniziare, io ve lo dico, io non ho mai portato un gioco dello Slender e l'ho sempre visto da altri, quindi questa è la prima volta che ci gioco. Io direi di iniziare. Ragazzi, ricordatevi, si è fermata la musica, è ricominciata. Mamma mia, aiuto. Mamma mia. Si è intrecciato. Che bella cosa. Ah, inizia. E chi è quello? Chi è quello che l'ha sviluppato il gioco? Iniziamo bene. Ok, qua c'è una faccia strana. Qua vediamo una foresta. Che spavento! Ho visto una cosa qua. Cos'è il gatto? Ciao. Posso abbassarmi? Allora, non posso abbassarmi, non posso saltare. Questo è correre? Qua c'è. Non posso schisciare niente. Posso pettare. Mamma mia! C'è una cosa che mi dà un po' fastidio. Quando io. Allora, io adesso sto premendo avanti. Io premo avanti, guardate. Vedete che c'è un po' un leggero lag. Che stanza strana. Così possiamo aprire qua un po' di luce. Sembra tramonto. Mamma mia, che televisore! Questi qua sono televisori antichissimi. Pensa a te, power gigantesco. Guarda quanto è gigante, ma com'è sta qua? Prendi. Allora, mettiamoci qua così lo leggiamo bene. Guarda, oh, quell'illuminazione così. Joe, scusa se non sono in tua compagnia. Non posso accompagnarti nell'esplorare la foresta. Ho una situazione familiare, quindi per questo non posso venire. Spero che noi possiamo vederci fare qualcosa insieme. Ok, quindi lo mettiamo via. Quindi c'è un nostro caro amico che non può venire con noi. Dobbiamo andare a esplorare la foresta? Va bene, quindi possiamo uscire. Ok, loading. Così? Ok, qui qua non posso andare. Guarda, qua c'è un muro invisibile gigantesco. Allora, io direi di avventurarci dentro. Chi non conosce la storia dello Slender, adesso ve la racconto. In poche parole, tutto inizia in una foresta, completamente a caso. Dopo ci sarà una lore dietro che ha visto i vari Slenderman. Ci dice anche l'obiettivo è esplorare la foresta. E noi dobbiamo trovare queste pagine, che in realtà sono 8. E che cosa succede se prendiamo soltanto una di queste pagine? Lo Slenderman incomincia a comparire, comincia a sentirsi una specie di campana e quindi noi dobbiamo cercare queste pagine. Qua c'è un albero grande, io direi di proseguire per la strada. Io ragazzi, io ho già una paura tremenda. C'è un cartello, ma c'è una mappa che posso esplorare? No, non c'è niente. Stop. Perché c'è un uccellino? Stava cinguettando, poverino. C'è i massi. Guarda, non devo avventurarmi troppo all'interno della foresta. Ma come, scusami? Mi hai detto, esploriamo la foresta. Non posso avventurarmi così nella foresta. Qua c'è un albero abbattuto. Mamma mia, che è successo qua? Quindi vuol dire che non posso andare, no? Guarda, aspetta. Fermi! Aia! Non devo avventurarmi così nella foresta. Ma scusami, Ma quindi io dove devo andare? L'ho vista adesso, chi l'ha vista non l'ha rivista, la prendo. Missing Child, contatta. Cioè, scusa, allora, tranne che il foglio non è proprio bello pieno così, però va bene. Credo che sotto c'è scritto Wanted, credo, quindi contatta 202-918-2132. Solita trama dello Slender, capito? Bambini che scompaiono, i genitori che non stanno lì a seguire, bambini che poi dopo scompaiono. Però in lontananza vedo delle strane forme, tipo non so, tipo stare deve renderizzare qualcosa. Vedi che renderizza? Non so come mai nel seguire questa strada.
per usare una macchina con il medikit. Perché c'è qua? Prendi. Due videocassette e un medikit. Ammazza, ma questa macchina. Ma cos'è una Mazda? Com'è che si chiama quella macchina strana? Boh. Ma com'è bassa? Non posso guidarla? No, niente, non si può fare assolutamente niente. E l'inventario? Posso vedere? Niente, l'inventario non si può aprire. Signore! Ammazza! Io direi di entrare dentro. Ci sono i corvi. Corvi, aiutatemi voi almeno. Ma i corvi non hanno mai aiutato nessuno. Che brutto. Trai? Missing item. Ah, devo trovare un piede di porco, ho capito. Qui ci sono degli altri. Ma come, che colori? Non si vede niente. C'è un martello. Ammazza, che martello gigantesco che è questo. Io ho il potere, il superpotere di prendere le cose e in più accendere le robe. Quindi io adesso posso? Sì. Quindi prendo e apro tutto. Bene. È una persona. No, aspetta. È un trigger? No, 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 no. Entriamo dentro in casa. Mi è venuto un brivido, ma quindi no. Prima di là, aiuto! Ho finito tutto tappato, imbottito. Così. Ma perché c'è tutto sto colore strano così? Buongiorno, salve. Sì, quindi qua io posso visionare le videocassette? Ma lì c'è una persona. Ma prima quella persona non c'è. Aspetta, aspetta, era dietro al cespuglio. Buongiorno. Non devo avventurarmi nella foresta. Ma scusa, Ma se tu sei entrato in questa foresta per esplorarla, io ho paura, è qualcosa lì che fa rumore. Vabbè, va bene. Qui c'è un distributore, c'è un codice. Sento bisbigliare, basta bisbigliare, ho paura dei bisbigli. Cos'è? Un coso degli interrogatori, sembra? Sembra di sì. Ma lì c'è una persona. Vuol dire che parte il trigger se vado qua? Aiuto, eh. C'è una persona là. Signore! Mi scusi! Mi sa che lei ha un problema al collo, dovrebbe andare da un fisioterapista. Basta. Oh, cacca nella sedia. Via, no. No, dopo devo vedere i cosi. Si sposti, via, via, vadi, vadi. C'è un simbolo strano su questa cosa. Autorizza solo persone autorizzate. Cave server. Questi sono i server. Strano, roba. C'è una videocassetta. My father was right. Everything he described is taking place. Mio padre aveva He's ragione. attempting to kill me. Sta cercando di He's uccidermi? connected with him. Despite the fact he's slim and light of face. No, just what he's thinking, what he wants. Gotta leave this location as quickly as possible. Ok, devo andarmene di qui il più velocemente possibile. Sì, ma io non ce la faccio. Ma come faccio a vedere queste cose se c'è una persona lì da quella parte? Ma che possibile cose? Quindi io ho preso due videocassette. Vabbè, inseriamo. Ah, tipo come Resident Evil, quasi. Vedo il giornale. Attento al mito. Al mito? Al myth, durante il giorno lui ti sta sempre guardando perché tu lo stai inseguendo, va dalle sue illusioni, quindi devi andare nello shelter più velocemente possibile. Ed flash causando lo static noise along the way in the camera, flash in non è causa, non è presente che sia fatale, quindi io devo ritorno a casa. Ma la casa, ma dove? Va bene, allora andiamo più vicino allo shelter. Play rosso. E la casa dov'è? Di qua? Quella non è la via di casa, grazie mille. Sai, almeno. Oh, cazzo. Aiuto. E Noè. Ma sbaglio un po'. Rallenta in tanto cose. Noè. C'è un albero, l'ombra dell'albero. Aiuto. No, 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 no. Meglio andare subito a casa, veloce. Ritorno a casa. Sì, ma. Oh, mamma mia. Premi F. Ah, ma quindi diventa. Oh, aiuto! Taken! Il film è quello lì di. Com'è che si chiama quello lì? I found you, I kill you. Non mi ricordo come si chiama l'attore, mannaggia. Dietro. Ah, salve! Sono ritornato! Ah, devo flashare quando ci sono delle cose. Vabbè, io vado. Ma perché la flash. La flash.
Quindi devo flashare quando ci sono degli strani noise. Un giorno io devo andare a casa. Questo è il mio obiettivo. Ed è quello che dovremmo riuscire a farcela. Quindi devo far così. Usa lo flash quando è necessario. Vedi, io non lo guardo. Ma neanche morto. Ma che... Qualcuno me lo può dire? Non lo so, ci ha detto usa la flash, deve flashare. Mi scusi lei, mi può dire come devo fare questa cosa? Perché ho provato a fare flash ma non flasha niente. Cioè io quando lo catto devo flashargli addosso? O magari lo devo... No. Ah, così? Flasha, flasha, flasha! Mamma mia quanto è brutto, ma perché ce n'erano due? Ammazza, guardi! Come si deve fare? Com'è? Lo devo guardare! Ma che ne so io? Proviamo a far così, proviamo sto metodo. Quando ci sono le cose statiche uso il flash. Premi F per flashare quando è necessario. Aspetta. Quando mi sta per prendere? Aspetta, eh. Aspetta, eh. Aspetta, eh. Un attimo. Dai che ce la faccio? No, 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 non è vero, non resistete, sono solo illusioni. Sono solo illusioni. Arrivo a casa. Eccomi. Qualcuno accenda. Non c'è più. È scomparuto. Ecco perché. Non dirmi che è qua dentro, eh. Quindi quando sta per prendermi devo usare flash. Ma io non c'ho il flash, ho solo un martello. Magari tiro una martellata in testa. Devo inserirne un'altra? Ah, ecco. Scopri la sorgente del coso lì. Del disturbo. Ammazza quanto è brutta sta cosa. Non riesco a vedere il play rosso con tutte le cose. L'obiettivo non è ancora sto completato. C'è una chiave. C'è una chiave. L'ho presa. C'è una chiave blu e una chiave rossa. Hai piccato la chiave della cosa lì, della stanza. Vediamo qua cos'è. Flash. Grande. Oh, finalmente qualcosa di utile. I cassetti sotto? Niente, cassetto questo? No, quello sotto. Mamma mia, quanto sei depravato proprio. Voglio quello sotto! Vabbè, niente. No, magari c'è qualcosa di utile. Posso aprire il cassetto? L'ultimo. Ho più sotto l'ultimo. No, non lo apre. Va bene. Trovi la casa del disturbo. E letto? No, l'obiettivo è stato ancora completato. Eccolo! Oh mamma mia! Era tutto rosso! Aiuto! Trova le chiavi all'interno della camera. Blocca la porta davanti e ritorna nelle downstairs prima che lui ti prenda. Cioè non si vede niente, è tutto buio, mamma mia! Ogni occasione che tu incontri The Myth c'è... Devi chiudere. No, è una sciana. Devi ti cesa, devi entrare. No, ti sta. Devi cesare il mondo. Non devi counterarlo tu. E entrare nella camera e chiuderti dentro. Ah, quindi se lui viene. Ah, quindi devo chiudermi nella camera. Ok, devo scendere. Non si vede niente. Aiuto, posso aprire le porte? È identica. Ha fatto copia e incolla a quella di prima. No, però alcune cose sono cambiate. Questa torcia non illumina assolutamente niente. Ho piccato le storie. Cioè, allora, ho trovato... Cioè, io devo aprire le cose così. Se io vado qua, elimina sotto. Non elimina quello che voglio io. Va bene. Quindi devo stare a questa distanza per prendere le cose. Ma non illumina niente sto torcio! Guarda! Almeno posso aprire, no! Non venire qua. Non ci sono, non esisto. Bagno! Cos'è? Batteria! No, le batterie... Ah. Mamma mia, che spavento! Che spavento! Subito, veloce, veloce, veloce. Allora, andiamo qua, che c'è lo storage. Fammi vedere com'è sta storage key, un attimo. Non si vede. Ah, è quella verde. Allora, andiamo qua, qua c'è la batteria. Ok. Un'altra batteria. Va bene. O sono degli allucinogeni. Ma io voglio esplorare. Posso esplorare. Bloccata. No, è bloccata. Quindi ci serve la chiave gialla magari, giusto? Questa è chiusa. Chiave verde!
Vediamoci. Non si vede. Chiudi. 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 Per cosa serve questa? Ah, oh, questa sì che si illumina. Lock the front and back in the door downstairs prima che lui ti prende. Ah, devo andare giù a lockare. Devo andare giù a chiudere tutto. Come faccio a chiudere? Dov'è? Dov'è il lock? È qua il lock? No? Dov'è il lock? Devo lockare. Ma porca di qua... Cosa? Ma devo andare in giù! Mamma mia, che paura! Ma è questa? Ah, è questa? Lock da front. Ok, prima che ti prende. Ok, quindi ho bloccato. Allora, facciamo così. Torniamo su. Prendiamo... Andiamo subito a prendere questa. Ok, quindi posso esplorare. Dov'è? Ecco. Prendiamo quella verde. Subito, almeno esploriamo. Abbiamo visto un po'... Ci prendiamo dopo le altre cose. Guarda che se... Oh. Allora. Qua... Vedi, sì, la vedi. Vedi. Qua cos'è? Cos'è sto? Oh, non lo so. Quindi io ho chiuso tutto, quindi posso esplorare. Posso correre. Perché non posso correre? Questo non so cos'è. Allora, ho chiuso la porta, quindi non deve entrare. Speriamo che non ci sia... Oh, così vediamo bene, bene, bene. Dimmi che c'è anche un'altra qua, no? Qui c'è un piano. Sai che però sai cosa assomiglia? Assomiglia a Slender the Arrival. Arrival. Quello assomiglia. Apriamo. Buongiorno. Dimmi che qua c'è un'altra lock, eh? No. Ah. Il televisore è uguale a quello che avevamo! E quello lì che c'era nella zona, là. Qui, niente. Qui, niente. Qui, niente. Inutile. Cassetto che non serve a niente. All'umanità, niente. Qua, te? Armadio uguale. Ma sono i cassetti? Aspetta, esploriamo bene qua. C'è una chiave. È la chiave nera. È il piccato del Master Bedroom Key. Ah, qui devo tornare su. Però io prima voglio esplorare bene la casa. Se per te va bene, no? Ok, apriamo. Dimmi che questa... Lock! Ho danneggiato la chiave, bisogna trovarne una e prepararmi a lasciare questo posto. Come ho danneggiato la chiave? Ho danneggiato... Come fai a danneggiarti la chiave? Cos'è questo, un pezzo di carne? Ammazza. Un tavolo che ha bloccato il frigorifero, non vuole che guardiamo dentro nel frigorifero. Che cosa dovrebbe significare questo? Questo è il bagno. È tutto rosso, tutto sporco. Ma è bassissimo! Mancano delle cose in questo bagno! Ma questo cos'è? Ah, forse per farmi... Ma io non ho ancora capito bene. Chiudi, chiudi! 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 Aiuto! Che succede? Cos'è? Trova 9 pillole? Cosa vuol dire? Devo uscire. Cosa vuol dire? Ma perché? Ma non capisco! Allora, ho capito come fare. Allora, vado a chiudere. Perché prima mi sa che ho chiuso la porta. Ok, e ho chiuso. Va bene. Quindi io direi... Allora, qua c'era lui, se non sbaglio. Quindi esploriamo tutta la casa per bene. Andiamo su. Qui c'era qualcosa. Che poi dice anche trovare le pillole. Quindi ci sono altre zone. È vero, perché qua ce n'erano due qua. C'era qua. Quindi io devo prenderle. Ah, c'è... Ah, davvero? Ma qui non è che è nascosto qua dentro. No, non si vedono le gambe. Ma magari perché fluttua. Potrebbe anche essere. Scusa, ma perché certe volte il mio personaggio rallenta? C'era un dis... Taken. Ah, open. X sacchetti miei. Perché se siete tutti? Cioè, scusami. Posso...
Sono la prima persona sulla faccia della terra che riesco a suonare il pianoforte, anche da dietro, guarda! Però si sente tum tum, non capisco cosa è successo. Allora, prepariamoci al jumpscare. Non era qua? Quindi io direi, andiamo su... Mi sa che era questa. Buongiorno. Ah! Eccole. Abbiamo preso... Ah, quindi le restanti erano qua. Va bene, quindi questa era la camera forse dei nostri genitori, credo. Potrebbe... Ok, quindi abbiamo preso le pillole, ci mancano le altre, e così le prendiamo tutte, e andiamo a chiudere la porta. Dai che qua c'era il trigger. Oh, aiuto. No? Ah, forse era qua. Ok, adesso qua dice che è danneggiata. Devo trovare un'altra pillola. Mi manca una pillola. Dov'era l'altra pillola? Aiuto! No, chiuditi! Non ti permettere. Ah, scomparuto. Dov'è l'altra pillola? Mi manca una pillola. Urca di quella! No, 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 no! No, 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 no! Devo uscire! Aiuto! Mi manca una pillola! Aiuto! Mi manca una pillola! Mi manca una pillola! Aiuto! Ma io ci sto provando, mi manca una pillola! Dov'è l'ultima? Ma porca di quella che non trovo le pillole! Mannaggia, wey, devo trovare le pillole. Ma le pagine alla fine dove sono? Era questa. Una. Due. Dirmi che era qua dentro, No, non c'è niente. Allora è qua. E qui? Ribaltiamo un po' le cose qua. E via, togliti, toglietevi tutti. Perché non la trovo la nona. Ne trovate due. Spostatevi così. Tutti adesso qui? Sei qui? No? Non è qua. Ed ecco qui che inizia il livello dove bisogna trovare. Manca una cosa e dobbiamo trovarla assolutamente. Hai preso la chiave d'uscita? Oh, sono andato ancora all'indietro, però ho trovato la chiave d'uscita. Cosa vuol dire? Ah, che forse non ero andato su. No, certo che ero andato su. Televisore. Grandissimo, The Master Room. 1, 2. E abbiamo preso queste. Speriamo di averle prese tutte adesso, perché di là, la camera quella verde, c'era la cosa migliore. Adesso esploriamo qui. Quindi qua c'era una chiave. Un exit key. Ah, ecco perché mi si è rotta la chiave. Però aspetta, proviamo. Non c'era qua... Perché non c'è il tavolo qua? Due. Me ne mancherebbero... Me ne mancherebbe uno. E non saprei dov'è. Aspetta. Scappa attraverso la porta. No, the backdoor! E questa è la backdoor? Sì! Oh mamma, ho già guardato, devo uscire, devo scappare, via via via. Che spavento! Assomiglia tanto a Slender Arrival, però vabbè, dai, che cos'è? Era dentro, era dietro la porta l'ultima, era dietro la porta del bagno di sotto. Che vergogna, ma quanti bagni avevano? Due bagni, uno sopra e uno sotto. Grazie per aver giocato la demo, qualsiasi commento è altamente apprezzabile, ma questo gioco qua devi farlo meglio, devi spiegarlo meglio. Altro che il contenuto all'interno della demo è soggetto a cambiamento, quindi speriamo di vederti di poterti vedere quando verrà realizzato. Grazie mille. Io spero che voi siete riusciti a rimanere attaccati fino a questo momento. Posso dire che la grafica sì, non è proprio delle migliori, però proprio la prima volta quando è comparso, cioè bisogna spiegare bene come funziona. Cosa vuol dire che tu la prima parte della videocassetta che devi far partire la flash quando ci sono quelle cose? Cioè io l'ho premuto a caso poi, cioè io ve lo dico, quando mi stava per prendere, io l'ho premuto a caso perché non ho capito bene. Poi, ma quanti Slenderman ci sono? Ci sono tutti illusioni? Ma poi perché lo chiamavano Myth?
Non è lo Slender, però mi è piaciuto, mi ha messo un po' quell'ansietta lì così quando capisci dopo, ma poi secondo me tu non hai il tempo per poter andare a prendere le pillole, cioè tu devi prenderle prima, perché se tu non le prendi prima le pillole, lui ti prende subito, o magari le pillole ti servono per abbassare tipo l'ansia, tipo non so, come si chiama, amnesia, che prendendo le pillole abbassavi un po', abbassavi la sanità mentale. Però mi è piaciuto. Ho visto che dovrebbero esserci altri giochi dello Slenderman. Mi sono rimasto male, credevo di andare in giro nella foresta a prendere i pezzi, le pagine, invece qua bisogna prendere le pillole. Io spero che questo video vi sia piaciuto, di questo speciale di 6.000 iscritti. Ci sarà anche lo speciale a 7.000. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video di questo genere, potete lasciare un mi piace, un commento qua sotto. Se siete ancora iscritti, iscrivetevi, cliccate sulla campanella, ragazzi. Dai che stiamo per raggiungere traguardi enormi, ho bisogno veramente del vostro aiuto, grazie mille, sì. Grazie mille a tutti coloro che si sono iscritti tramite anche gli shorts, e ringraziamo il pubblico degli shorts che anche loro sono riusciti a come si può dire, ad aiutarmi a raggiungere questi grandissimi traguardi, ringrazio anche voi, miei signori, ci vediamo come sempre, e come sempre in un prossimo video, bella ragazzi! E grazie mille a tutti coloro che sono riusciti ad arrivare fino a questo punto di questa premiere. Vi ringrazio tutti coloro che sono ancora nella chat e che mi stanno ringraziando. Chi non si è ancora andato, vi ringrazio tantissimo. Quindi, bella ragazzi.